Ragazzi, meno due da Roma, siamo terzi. Vediamo un po' che succede. Allora, qui che dice? Gentile, chi è Gentile? Ha raggiunto i massimi livelli. La Ciofeca. Offerta per allenare nella Spagna. Ma quando c'è stanno? La World Cup? No, io però voglio l'Italia. Allora, vediamo chi ci ha trovato qua. Helgarsson, no. Hermansson, no. Stefansson, tutti Stonson. Grandesi. Più da vicino. Mentre in Canada, Canada. Canadesi pure zero. Vedete? Da Roma? Ma l'Inter penso che abbia vinto. Perde tutte. Manca. Porto messo tra prima. Va bene. Posto. Niente. Aprile. Aprile, come siamo messi? Taro Martinez a 22, Aupi a 20. Calendario, Inter Lazio ammassa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ammassa, oh. Qui è proprio il terrenamento. Ragazzi, qua si decide tutto. Decide tutto se andare in Champions o in Europa. Partite fondamentali. Aie con l'Inter, porca vacca. Rettosa. Classifica. Lautaro Martinez sta avvelenato. Andiamo a fare questa. Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. Ma a Roma, a Lazio, Cagliari e Pisa, vabbè, con l'Inter, poi a Juve, poi il Milan, è tosta. Il morale ci tornerà utile, ma il morale è alto. Bene, Il la morale è conferenza. altissimo. Che è successo? No, le tutti. Ma in prestito. Mata. Inter Fiorentina. O chi gioca a Roma? Sta. Questi stanno avvelenati. Barbosa chi è? Gabigol. Dai. Cambio nulla. Cambio niente. Barbosa mi sa. Gabigol, ragazzi. Osservato nel match, certamente Lautaro Martinez ha già messo a segno diversi gol in campionato. Sfida che sta per 22 gol, cominciare, mettetevi ragazzi. comodi. Oh, ma ubite c'è. Cielo sereno, giornata fantastica a Milano. San Siro pronto ad accogliere le due squadre in campo. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lele Adani, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Sfida che vede protagoniste Inter
e Fiorentina. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Calma, ragazzi. Testiamola. Pareggio qui. Lautaro Martinez. Possesso regalato. Arrivato. Mantano. Bellissimo. Chiesa. È bellissimo. Può qui per Dani Ceballos che scarica il destro. Tanzino ghiacciato. E il ghiaccio a San Siro. Grande, nonostante sia aprile. Nel posto giusto. E Ceballos subito. Una condanna. 7 gol in 20. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non cantiamo vittoria perché sempre l'Inter, sempre primo in classifica, 8 punti, a più 7 dalla Roma. Cantiamo vittoria. Lautaro. Importante rimanere concentrati. Barella. Lautaro Martinez. Bravissimo Walker Peters a capire tutto. Molto pericolosa. Una per Amrabat. Amrabat. Taglia tutto Amrabat. Punizione da una mattonella molto interessante. Mano. Chi c'è Mogatti? Robert. Ministro. Fallire Provod. Ti prego. Provod. Che non sorprende il portiere. Unai Simon. Non tanto. Bravo. Provod. Rabat. Rabat per Maupi. Fa girare la testa a Rudiger Maupi. Poi Ceballos. Vuole la doppietta Ceballos. Doppietta personale. Che partita. Partita a raso questa Viola. Mamma mia, Ceballos, l'incubo dei milanesi. Un gol è sempre un gol. Certo, oh, qui Maupi. Non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la palla, certo. La palla in rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Aspetta, ci sono novità intanto per la partita che riguarda il Bologna, sentiamo. Prima rete della partita per il Bologna. Si sblocca dunque il match, 1-0, quando siamo giunti al 20esimo. D'accordo, grazie. Rüdiger. Sveglino. Lautaro prova l'avanzata l'Inter. Occhio al contropiede. Occhio a Lautaro. Lautaro la da fuori. Il portiere che dice di no. Il possesso palla per aprire la difesa avversaria. Lautaro Martinez. Lautaro. Barella. Alla guerra. Prova a lo trovare molla. Lo Walker è in buona posizione. Naturam. Attenzione, Naturam. Pericolo. Alla guerra. Ravvicinata che non entra. Il margine d'errore era minimo, avrebbe dovuto combinare qualcosa di meglio da lì. Arturo Vidal atteso come uno dei giocatori chiave di questo match. Si erano rincorse comoda. Le voci sul suo possibile ritiro. E Baios a gran bravata. Confermando l'intenzione di lasciare il calcio giocato a fine stagione. È arrivato anche per lui il momento di dire basta. È sicuramente questa è la scelta più difficile da prendere per un calciatore. Dopo una vita di sacrifici, allenamenti, partite, vivi fuori di casa, lasci numero. Un mondo che ti ha regalato comunque dei momenti indimenticabili per tornare che a che non lo molla però Walker. Avrà fatto le sue considerazioni. E Gallagher che si può centrare. Giusto per uscire di scena. Bravo Amrabat, bravissimo. Mamma mia, che d'esperienza. Numero su Lautaro Martinez, poi vola. Vola che non lo sposti. La palla rispetto agli avversari. I numeri non mentono. La scelta però è precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. Fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri. Cazzo, hai presa. Turam per Peters dice uno proprio bravissimo che salva il gol dalle parti dell'avversario dopo diversi minuti correre da sfruttare per dimezzare lo svantaggio la mette in area aveva anticipato tutti di testa sulla battuta della bandierina è mancata la mira
Mopei. Visto è arrivato Chiesa. Portiere che allontana senza problemi. Che l'ha mancato. Tapsoba. Finisce in questo istante il primo tempo con un risultato fin qui negativo per 2-0 a San Siro. Grazie oro. Due che pareggia contro il Milan e va bene. Visto la Roma. Che comincia con la Fiorentina avanti nel punteggio. Comunque formissimo. Walker Peters. Non forzano la giocata, preferiscono tenere palla in attesa nel momento giusto. Lautaro Martinez. No, Martinez, dove vai Lautaro? Brutto passaggio e pallone regalato. Ambrabattaga. Gabigol. Gabi. Te atte che non lo lascia muovere. Ambrabat. IATV è pronta ancora per il campionato italiano. No, per Maupi. Serie A, gara che vedrà può prendere tempo Maupi. Si accentra Maupi. È fortissimo Maupi. Maupi. Paglia, poi c'è Federico al rimorchio. 0 a 3. Incredibile. Incredibile a San Siro. 0 a 3. La regia ci ripropone il replay del Inter in crisi. Opportunismo qui, sveglio, lesto ad avventarsi sulla prima conclusione. Mamma mia. Spinta dal portiere e a scaraventare in gol. Mamma mia. Da rivedere l'atteggiamento della difesa. Ma chi si aspettava? Per la tre così. Facile, facile. Riguarda il Bologna, andiamo a sentire. È arrivata la seconda rete per sempre il lui a rimorchio. Punteggio che ora è sul 2-0 allo scoccare del 57esimo minuto. Adù. Perfetto, Audio. Grazie dell'aggiornamento. Ambrabat. Dani Ceballos. Ceballos. Maupi. Maupi per Provod. Giù Provod. Può tirare fuori un cartellino. È giallo. Strike cartellino. Giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Perché? Si coordina che voleva tirare. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EATV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. Gabigol. Lautaro Martinez. La vita. La vita. Appoggio su Rudiger. Gabigol. Errore nella circolazione della dove zona. Va che è un calciatore finito. Calciatore finito Gabi. Chiesa. Chiesa. Ceballos. È bellissimo il pallone. Per Maupi, intelligente. Ambrabat. Intercetta il passaggio e riparte. I brividi. Ancora un quarto d'ora da giocare. Sì, Barella. Cambi. Cari ragazzi. Romani. Posso dire. Poi Ronaldo. P. Aligo. Anguis. Occhio a Brozovic. Rüdiger. Lautaro Martinez. Guendouzi. Può metterla da lì. Barella. Si allunga il portiere senza grandi problemi. E non c'è. Era così pericoloso. Forse è la prima parata. Sicuro Pier ha visto partire la palla e ci è arrivato bene. Fiorentina. Occhio al tocco in mezzo. Lautaro, bravissimo. Mamma mia, che ha preso. Ma chi era? Bene. Massa che ha preso. Gambo. Mamma mia. Mamma mia, che fraseggio. Che fraseggio questa viola. Che fraseggio questa viola. Segna anche il brasiliano. Il baby brasiliano. Che ripartenza.
Stato 4 male a Romando, hanno pareggiato benissimo, sono infortunato, dai 3 mesi, qui finisce qui il campionato per Walker Pitt. Sto qui, ma no, si è arrivato. Ah, si arriva.